È iscritto a parlare il senatore Malan, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Nelle sue comunicazioni, Presidente, emerge la situazione in cui ci troviamo, che è veramente di Costituzione scavalcata, di Parlamento azzerato, beffato e direi insultato. Ha parlato, Presidente, non è certo colpa sua, di due decreti legge che sono stati portati all'attenzione, si fa per dire, del Parlamento, il 24 dicembre e il 30 dicembre. Noi stiamo ancora aspettando di iniziare a votare su quello, sull'identico argomento del 26 novembre. In altre parole, il Parlamento non ha ancora potuto esprimersi sul decreto legge del 26 novembre, piove quello del 24 dicembre, quello del 30 dicembre e ora i mass media di regime stanno preparando la strada per un ulteriore pauroso decreto con delle misure allucinanti che vengono annunciate per il 5 o per il 7 gennaio. Allora questo nella totale impossibilità del Parlamento di dire la sua persino su quello del 26 novembre, ampiamente superato da tutte le misure che vengono giorno per giorno introdotte, auspicate e imposte attraverso i media, quando paesi che hanno maggiore rispetto per la loro Costituzione, che pure non è scritta, come il Regno Unito, stanno abolendo le poche restrizioni che avevano. A questo si aggiungono i ministri che mentono, il ministro Speranza che mente qui in aula sulle sue interessamento per bloccare l'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il ministro Lamorgese che mente in commissione dicendo che non è vero che i poliziotti vengono sospesi dallo stipendio anche se assenti o in gravidanza, qualcuno che ha detto che col super green pass, perdon, bastava il green pass, non c'è, si ha la certezza di stare tra persone che contagiate e che non contagiano. A questo si aggiunge la mancata, sistematica, continuata e aggravata, mancata risposta a tutte le interrogazioni su tutte le questioni Covid. Ne ho presentata una proprio adesso, sul fatto che da indagini sia in Regno Unito, sia nella Danimarca. Quello della Danimarca particolarmente importante perché è fatto sui dati dell'intera popolazione e quello del Regno Unito basato sui dati ufficiali dell'Agenzia per la Salute di quel paese emerge che i vaccini dopo un certo periodo hanno una efficacia negativa. Allora qui c'è un medico che ringrazio per essere presente, il rappresentante del governo, è insolita la presenza di un rappresentante del governo in una seduta come questa, efficacia negativa dovrebbe fare tremare le mani a chi si accinge a votare ulteriori obblighi di questo tipo. Io chiedo al governo di ricordarsi che c'è una Costituzione, che c'è un Parlamento e che c'è la salute dei cittadini di mezzo. Non si può scherzare, non si possono fare forzature.